vicino a Vivano per dirlo nel cuore dei Magredi, una qualità particolare anche per la coltivazione del vino, quindi un terreno molto sassoso, magro, caratteristico con questi sassi che poi dà calore all'edificio, il territorio, quello delle gare che va da Sicilia fino alla provincia di Udine. Bene, questa sera lo chef di Mr. Grady, che è Garcia Rodrigo, che ve lo presento, ci preparerà una vellutata di cipolla rossa di Cavasso con crostini di pane speziato con le orecchie del Magrebe. Direi di cominciare e intanto Rodrigo comincia a dirci esattamente il procedimento di questo piatto. Tu sei microfonato e guardi pure tutti i nostri. Innanzitutto, per motivi di tempo, il brodo non l'abbiamo preparato prima, quindi ce l'abbiamo qua, ha già bollito, adesso sono a scaldare. È una ricetta semplicissima, però ha il suo modo, insomma. Puliamo le cipolle. E le andiamo a soffriggere lentissimamente, fino a farle diventare traslucide, diciamo. Garcia, se magari vuoi dire, cioè, utilizziamo la cipolla di Cavasso, sì. Che è un prodotto slow food, che ci dici qualcosa di questa cipolla, però no, dove si trova? La caratteristica, diciamo così, che ci ha preso di più è il fatto che è molto più delicata rispetto all'altro tipo di cipolla rossa, ha una nota, diciamo così, un carattere particolare, quindi si presta benissimo a questo tipo di preparazione. Tu sei a cipolla, io vorrei un attimo sentire i Grady, e poi il titolare, dicevo prima, sei a Romina, e beh, c'è detto della cipolla, che credo che questa parola è uno studio importantissimo, ma tu ci puoi raccontare di qualche altro, che soprattutto volevo che dicessi qualcosa anche del tuo locale. Beh, innanzitutto saluto i nostri tutti presenti. Per quanto riguarda il locale di locale, ha già detto tutto, noi ci troviamo ad Alba, un piccolo paese di almeno 1.500 abitanti, diciamo sulla strada che la prendiamo e scriviamo a pochi chilometri di Colva di Maro e quindi proprio dalle vetrine. Niente, noi siamo lì, io sono abitato da 21 anni, forse 24, ma sono figliolante perché prima di me c'erano i miei genitori, ancora prima i miei nonni, quindi il locale è avuto una serie di trasformazioni, se non volevo chiamare, e fino ad arrivare a quello che è il locale attuale. Quello che mi piace specificare è che noi cerchiamo di utilizzare il più possibile i prodotti di territorio, cercando di declinarli in qualche modo, quindi cercando di fare qualcosa di fantasioso, e quindi ecco perché in questo caso specifico abbiamo utilizzato la cipolla rossa di Cavasso. La cipolla rossa, oltre ad essere un prodotto secondo noi eccezionale, con la sua fragranza, con la sua dolcezza, con la sua proprio per come si presenta per i nostri piatti, rispecchia un po' quella che era la cultura ai paesi tipo Arde, Cavasso in particolare. La cipolla aveva anche un valore proprio culturale, oltre che economico e commerciale. E proprio questi anni, pochissimi, questo valore del prodotto della terra, avrei chiamato, quindi vorrei farvi leggere la divisa. Un piccolissimo racconto che una ragazza riporta un racconto che fa colazione, è una lettera scritta che era, ha voluto che la leggesse la ragazza perché secondo me è fondamentale capire come queste cose vengono già mandate le vecchie proprio di generazione in generazione. A voi. Quando mia nonna non venne a Sepultura, lascia il suo paese natale, Medullo, e si trasferì a Cavasso Nuovo. Un solo le acque del fiume dividevano i due paesi, tuttavia diverse erano usate, diverse le sfumature della linea ordinaria e la sguardi delle persone. Iniziò la nuova famiglia, sua nonna, mia bisnonna, e i suoi cognati a prendere a parte una famiglia familiare e paesana. Delle cipolle. Le cipolle di Cavasso erano all'epoca note in tutti i territori circostanti, rinomate e ricercate per il colore d'oro, con scrittature viola, per la consistenza croccante, il gusto dolce e per gli altri che spettano i musicanti. Il solaio
intrecciare le cipolle e gli esi, le corone di cipolle, e i piedi che le avrebbero bruciate. Mia nonna, quasi protagonista dell'iniziazione, imparò così che gennaio era un mese di anno più opportuno per seminare e a non affondare troppo semi nel terreno, perché le radici lavorano sotto, ma la cipolla deve avere lo spazio per allargarsi in superficie. Scoprire che crescevano i migliori palus. Erbe lunghe e resistenti, di cui le insegnavano a servirsi per intrecciare di riesce e dolorose, per poi vendere alle famiglie che avrebbero fede nelle loro cucine. Ma soprattutto, imparò a ricavare dalla cipolla più grossa nella morte del piano, insieme per il raccolto dell'anno successivo, da conservare nella cantina buia. Fu curioso poi apprendere come le cipolle di migliore qualità crescessero solo nella parte alta del paese, e di dosso delle colline. Le cipolle erano una risorsa preziosa. Nel corso degli anni, per esame, non aveva di guadagnare soldi per venire incontro alle esigenze dei bambini, che nel frattempo erano nati. Ogni volta che c'era la necessità di un nuovo paio di scarpe o di un libro per la scuola, mia nonna si sedeva sullo sgabello, intrecciava le unghie necessarie camminava a piedi, trascinando il carretto fino a raggiungere il paese vicino. Fissava le porte delle famiglie e, una dopo l'altra, vendeva le ghirlande di cipolle. Si incasava di morire, fissiando, e sul carretto, al posto delle cipolle, aveva un paio di scarpe robuste con un paio di zanzare ancora incartati. Cavasse un paese bruno, racchiuso tra monti, e il lietto pietroso di una medina. La terra offriva pochi messi e così, nei periodi più difficili, il carretto delle cipolle si spingeva molto più lontano, arrivando fino alle campagne della bassa Friulana. Le cipolle venivano più barattate con fasci di granito, che si sarebbero trasformate sulla tavola di mia nonna in polenta dolce e umida. Gli anni si sono avvicendati e i cambiamenti del mondo hanno interrotto il placido ritmo del paese, che era rimasto invariato da decenni, creando nuovi interessi e aprendo le porte alle speranze degli animi più giovani. Stagione dopo stagione erano sempre meno numerosi e sempre più bianchi i capi chini sulle ruole degli orti. Ogni suono di campagna si perdeva una sequenza e un pezzo di storia di vita del paese. Mia nonna andava interrotto il ritmo annuale della cipolla, che ancora oggi, come allora, ricava i frutti di una semenza vecchia di più di un secolo e intreccia i riti. Giorgia Conte, novella Gina Magnan, nonna di Giorgia Conte, autrice di questo racconto, è nata a Melluno il 22 marzo 1923. Pensionata ex commerciante, è tuttora residente a Cavasso Nuovo, in via Armando Via 36. Ha ereditato nel 1950 la semenza della cipolla tramandata dalla famiglia del marito Angelo. Non ha mai interrotto il ciclo annuale della semenza della cipolla di Cavasso Nuovo, un paese piemontano di circa 1300 abitanti. Sentito questo racconto straordinario, ma eventualmente possiamo dargli delle copie, perché quando poi raccontano i loro credo sia veramente da ascoltare, perché si tramandano delle sapienze in questo senso. E allora avanti, volevo intanto sentire Garcia a che punto siamo con le preparazioni. Come abbiamo visto, mentre vedete la cipolla la stiamo facendo soffriggere lentamente. Quando sarà il momento prenderemo il condimento, che consiste nel adesso è servito olio e burro. Aggiungeremo zucchero, sale e farina e poi infine il burro. A quel punto la cottura andrebbe avanti per 40 minuti, quindi noi restringiamo i tempi. Volevo chiamare Romina un attimo qui da me, e poi la stretta collaboratrice di Mister Grelli, perché tanti ci chiedono, sì, ok, la cipolla di Cavasso, però quando si trova, dove si trova, non è così facile. Quindi mandano che ci sono dei premi ben specifici e che naturalmente sono una produzione alquanto limitata. Questo è proprio il momento in cui la cipolla rossa viene piantata,
esattamente a gennaio, perché è un gusto un po' particolare, e praticamente poi la produzione viene fatta verso settembre, così viene raccolta e poi essere tenuta, perché praticamente questa cipolla dura pochissimi mesi, ha una buona conservazione, però c'è talmente poca che adesso appunto il soggetto produttore di Cavasso si sta muovendo che appunto la richiesta è di questa aumentata soprattutto nel nostro territorio, come diceva lei, è diventato un presidio sullo studio da 2 anni e questo, di questo ne siamo molto contenti. Bene. Io intanto volevo dirvi poi, quando mi sarà servito questo piatto, il vino sarà un pinot grigio dell'azienda Quinta della Luna di San Quirino e ce lo presenterà poi Monica dell'azienda. Però volevo far intervenire adesso la signora Cristiana Cirielli, che è dell'associazione Donne del Vino, perché loro quest'anno festeggiano 26 anni di vita. E siccome Monica fa parte delle Donne del Vino, mi sembra giusto far dire qualcosa di questa associazione. Buonasera a tutti, solo per dire due parole che questa associazione è nata in Italia 26 anni fa, da un'idea della Berlucchi, Elisa Berlucchi, e all'inizio erano praticamente 4-5 donne, attualmente in Italia sono meno 800 e sono divise tra ristoratrici, sommelier, bibliotecarie e naturalmente la gran parte è produttrici di vino, e poi ci sono le comunicatrici di vino, come nel caso solo che abbiamo solo una produttrice, che vengono dal campo della comunicazione, sono delegate del Friuli da ormai quasi 3 anni e cercano di partecipare agli eventi importanti della regione. È un'associazione che coinvolge appunto il mondo femminile e cerca di proporre il vino in una particolare maniera, sempre con un portfolio di classe in più, di comunicazione in più, eccetera. Siamo sempre presenti agli eventi, come dicevo, il prossimo sarà a Gorizia per l'inaugurazione di 2 sale delle Camere della Moda, che saranno poi appunto aperte al pubblico il 2 di aprile, mentre l'inaugurazione sarà venerdì prossimo. Lascio la parola di nuovo al giornalista e buona serata a tutti. Grazie, grazie a Cristiana Cirielli che ci ha detto che questa associazione che sta veramente facendo è ovviamente importante proprio sul territorio. Bene, adesso abbiamo Monica di Quinta della Luna di San Quirino. Prego, prego, venga Monica. L'azienda peraltro si trova anche qui, dicevo prima, in una bellissima zona, che è quella del Grave, che ho parlato prima per questo perché vado a fare la marcia. Si trova nel cuore proprio di questo terreno sassolo, però per dire dell'azienda e parlare dell'arte del vino lascio la parola a Monica. Buonasera a tutti, Quinta della Luna è un'azienda che si trova in tutto il paese, in Salamocca, e continua proprio, i nostri clienti continuano con il cellulare, proprio con le loro radici su questo mare, sicuramente, in nome della famiglia. Quindi una distesa di valle a sassi, questo sfondo meraviglioso che è nel mare che ci tornano, che abbiamo voluto valorizzare con il nostro mare, proprio identificare i Friuli e la sua bellissima montagna, come se fosse una creatura. Nella nostra azienda ci sono dei prati meravigliosi, primitivi, che hanno fatto un grande onore a questo paese. Questo paese prima aveva una batteria, faceva uno dei formaggi più buoni dei Friuli, che venivano esportati in tutto il nord Europa. Dentro un formaggio buono c'è un prato, quindi questa zona ha dei prati meravigliosi, proprio degli elementi che lavorano, ed è oltretutto questa azienda è l'unica azienda posta in un sito di importanza comunitaria, tutta l'area dell'azienda è vincolata da questo SIC, SIC Marente Cellina, che vuole salvaguardare questi habitat naturali, questi prati che ci sono all'interno dell'azienda. Quest'anno l'azienda compie 30 anni, il papà nel 1984, cioè quando era 30 anni ha comprato il primo terreno, ed è stato un vero pioniere di questi valori che sono contro del Cellina. È stato molto lungimirante,
chiedere. Beh, magari adesso aspettiamo un po' di assaggio, che poi parliamo anche del vino. Ti volevo chiedere, quinta della luna, beh insomma, la luna è fondamentale anche per il vino, come mai questo nome? Degusterete un Pinot Grigio. Pinot Grigio è un vino splendido, secondo me, un vino da valorizzare, da riscoprire, perché è un vino un po' dimenticato. Il nostro in particolare viene bene perché è una zona piuttosto fredda, nonostante questo vino ama il territorio di Montecchio. Siamo una le nostre ciliegie sono proprio limitate per il fatto che c'è proprio del clima, un clima freddo ma non troppo. Potrete notare anche un lieve lavato in questo vino, cioè il vino grigio lo vogliamo fare con una piccola macerazione delle luci, quindi rendono non troppo tanto sfocciato, ma un po' più lavato, quindi più elegante anche per colore. Ho lavorato tantissimi anni in questo territorio, sono veramente felice e stasera mi potrei essere qui insieme a un ristoratore del territorio, perché ci credo moltissimo, ci ho creduto sempre tanto e forse questo territorio è questo, credo che il nostro compito è proprio quello di valorizzare il territorio in assoluto, poi con i nostri prodotti, certamente. E vorrei ricordare proprio come loro che si trovano proprio nel sito, in questo sito di interesse comunitario, che vedete che è un sito notevole, frequentato da tantissime persone, turisti, escursionisti, ma che vengono da ogni parte del mondo per scoprire l'ambiente di questo territorio. Bene, grazie ancora a Monica. Poi io direi adesso il piatto che è stato servito, se c'è qualcuno che magari ci vuol dire qualcosa, cosa vi è sembrato, che con l'abbinamento, do volentieri la prova anche per voi, ci confrontiamo sia con Garcia sia con Mr. Grelli, ma anche con la stessa azienda di Tivinini. Vediamo se c'è qualcuno. Sono tutti presi nel passaggio della degustazione. Addirittura c'è qualcuno che fotografa il piatto attentamente, quindi è giusto che sia così. Volevo vedere se trovavo magari un ristoratore o... Sì, quindi. Andiamo, bene, Francesco, ah, io dico che c'è Francesco che ci deve chiedere qualcosa. Io? Mi ha detto la signora che conosce Francesco, dove è? Posso dire soltanto che io devo ancora assaggiare un piatto, però il vino, questo Pinot Grigio, credo che siano uno dei più interessanti della propria produzione degli ultimi anni. Io conosco la loro azienda da moltissimi anni ormai e non faccio nessuna difficoltà, perché faccio un grande tipo per me, e che questo punto 2010 è particolarmente interessante. E mi pare anche Monica, se ben ricordo, che voi avete vinto un premio come quinta della luna sul vino un paio di anni fa. Sì, un'altra eccellenza è il Palmino Aromatico, che si distingue per i suoi sentori di petali di rosa e spezie. Ha una delicatezza incredibile questo vino e quindi questo gli permette di essere abbinato anche a diversi piatti, cioè non è
tra un solo la meditazione, il penso che si può usare con il formaggio. Diciamo il nostro ha una caratteristica, no, non voglio dire che è migliore, però comunque riesce ad abbinarsi anche insieme al pesce che produce sempre un minero. Invece vi consiglio proprio di provarlo. La data 2013 che stiamo preparando per il motivamento è uno spettacolo. Come tutti i nostri vini, però, hanno bisogno di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia e si esprimono meglio dopo un anno. Tutti i vini buoni sono molto longevi, cioè il vino bianco deve comunque garantire un'elevata qualità per 3, 4, 5 anni. Credo che Francesco e i suoi esperimenti li abbia fatti, ed è uno dei pochi che mette via sempre qualche bottiglia, cosa che dovremmo fare tutti, cioè i vini nel tempo possono migliorare molto. Bene, magari sul vino, prima di terminare questa degustazione,